Da chi son discesa a chieder preghiera per i gran peccatori con fede sincera. Maria, ave, ave. Domani quotidiano, e vieni a noi i nostri debiti. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita. Gloria ci dà. Gli apostoli, in quei giorni, arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice per salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo. C'è un uomo lasciato qui prigioniere da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accusa i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamare la condanna. Risposi che i romani non usano condannare una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi convennero qui e io senza indugio il giorno seguente sedetto in tribunale e ordinai che fosse condotto con l'uomo. Gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme ed esserci. Quanto in me benedica il tuo santo nome, benedice il Signore anima mia, non dimenticare tanti i suoi benefici. Il tuo regno, Signore, si estende al mondo. A volte quando stavo in seminario dicevo spesso questa ai seminaristi, no? Dicevo, ma mi ami tu più di costoro? E qualcuno un po' così, guardate che questa è una bellissima frase che Gesù dice vicino a Pietro, molto forte, no? E allora, faccio da Poligno, ho detto San Antonio di Padova ed altri, e la santità umbra, abbiamo detto stamattina per chi c'era, e la santità italiana è una santità enorme. Questa donna, che se veramente leggiamo la sua vita, vediamo che questa donna è stata aperta a tante vocazioni, Questa bambina che nasce da una coppia anziana, che avevano difficoltà nell'avere i bambini, nasce Margherita Lottius. Margherita, questa bambina che nasce, già si dice, sicuramente voi la storia la sapete meglio di me, perché quanti di voi sono andati a Santa Rita da Cascia? Sapete che Rita è il diminutivo di Margherita? Bene, questa bambina che viene accorta in questa famiglia di contadini, quali lavoravano e si portavano la bambina con sé, già si racconta dello sguardo di Dio su questa bambina e si dice che questa bambina nel cesto un giorno tante api gli giravano attorno e entravano nella bocca senza fargli nulla e addirittura depositavano il miele, io faccio miele, il miele sulle labbra, no, di questa bambina, e che lì a fianco c'era un contadino, uno dei primi prodigi di questa bambina, c'era un contadino che con la faccia, mentre tagliava l'erba, il grano, si fece male e a un certo punto stava correndo in paese per farsi fasciare il sangue, vide il cesto pieno di api, corre vicino per paura. Sapete, ho detto stamattina, non so chi c'è la Francesca, mi segue. Se uno viene punto è buono. È stata una festa infelice questi giorni con te. La tua visita ci ha consolato, ha rianimato la nostra fiducia, ha riacceso in noi più forte la gioia di essere tuoi figli. Non ci dimenticare, non sottrarre lo sguardo
dicendo su di noi, su questo quartiere, su tutti quanti in essi lavorano, faticano e lottano per una convivenza più sicura e più in pace. Preghiamo insieme. Regina delle famiglie, prega per noi. Regina delle famiglie, prega per noi. Ti raccomandiamo, Maria, consolatrice degli afflitti, tutte le persone sole e abbandonate, tutte le persone vuote nelle quali ha pizzito l'amore e distrutta la pace interiore, perché cercate tra essi, sentano nel tuo affetto materno il desiderio di Gesù che cerca la pecorella smarrita. Preghiamo insieme. Regina delle famiglie, prega per noi. Noi che restiamo alle prese con le prove e la tristezza della terra, non cesseremo di chiedere la tua intercessione. Aiutaci ad essere in ogni situazione operatore di pace, di lasciarci illuminare dallo splendore della verità, di allontanare da noi la menzogna, cause ed effetti della sfame nella vita degli individui e delle nazioni. Fa che non vacilli la nostra fede, non venga meno l'amore fattivo verso i fratelli. Donaci il coraggio di essere veri testimoni di risorto. Regina delle famiglie, prega per noi. Un avviso solo, ecco, domani. Andata. Aspetta. Va bene, aspettate. Maria, hai tre pastorelli in coma. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, splendente di luce. Dare qualcosa mi mandi. Stelle risplendenti, in cielo sei coronata, tu sei immacolata e madre di Gesù, prendi di noi ben viso, madre del paradiso e madre di Gesù, prega. Ti accogliamo, oh Maria, nostra dolce mamma, ad abitare in questa casa con noi. Ti abbiamo atteso con gioia ed entusiasmo. Abbiamo preparato per te un posto speciale con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi. Aiutaci a sperare, a credere, ad amare. Ti preghiamo perché in questi giorni con te possiamo sentire sempre di più la presenza di Gesù nei nostri cuori, così come Santa Elisabetta ha gioito al tuo arrivo da lei. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta, concedi a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito per magnificare con Maria il tuo santo nome in questa settimana di grazia e di speranza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per intercessione della Beatissima Vergine Maria,
San Francesco, Santa Chiara, Sant'Angelo da Foligno, Santa Rita da Cascia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Viva Maria!